Ben ritrovati, parliamo di elezioni amministrative, parliamo del comune di Malambergo, ne parliamo con i candidati a sindaco del comune. Cominciamo da Massimiliano Vogli, le chiedo perché ha deciso di candidarsi e da chi ha appoggiato. Buonasera, intanto grazie dell'invito. La mia intanto è una ricandidatura perché sono già stato sindaco di questo comune per 10 anni, dal 2004 al 2014, poi sono tornato al mio lavoro a tempo pieno come funzionario regionale, però purtroppo in questi anni le cose non sono andate per il giusto verso, non solo per me ma per molti concittadini. Infatti sono state fatte molte cose che non erano nel programma di mandato e non ne sono state fatte altre invece che erano previste. Voglio fare alcuni esempi a titolo esemplificativo, ma non esaustivo. Per esempio, è stato chiuso l'asilo nido comunale di Malalbergo dopo che erano state aumentate le tariffe, la retta massima era passata da 400 a 600 euro. È stato ridotto contemporaneamente, sono stati ridotti i contributi alla scuola paritaria parrocchiale di Malalbergo, quindi i servizi all'infanzia a Malalbergo ne escono in situazioni di grande difficoltà. E poi altre cose, per esempio gli uffici distaccati del Tedo, c'era un progetto pronto e uno stanziamento di 400.000 euro pronti, sono stati dirottati questi soldi su altre opere, su altri interventi ed è stato contemporaneamente anche ridotto il servizio degli uffici distaccati che è passato da 5 giorni di apertura settimanale a 3 giorni di apertura settimanale. Inoltre, in questi 5 anni sostanzialmente non è stato fatto alcuna tipologia di investimento importante, ma diciamo che la ciliegina sulla torta è stata quella della fusione. Questo intestardirsi da parte dell'amministrazione uscente di portare avanti senza se e senza ma questa fusione, quindi la soppressione del nostro comune per sempre. E prima era 3 comuni, poi era 2 comuni, insomma si doveva per forza fare. Si è arrivato a questo referendum del 7 ottobre scorso, che ha portato l'esito che tutti conosciamo, dove il 68% dei cittadini ha deciso, sostenendo la nostra tesi, del mantenimento del comune di Malalbergo, per il quale adesso, insomma, siamo qui a proporsi. E sostenuto, noi siamo una lista civica, perché su 12 candidati in consiglio comunale più il sottoscritto, sono tutti indipendenti, tranne 3 persone, tranne 3 candidati al consiglio comunale che fanno parte di alcuni partiti del centrodestra che a livello locale hanno deciso di sostenermi. Quali sono le sue priorità? E intanto vorrei sottolineare il fatto che prima delle elezioni sono tutti bravi, hanno tutti dei buoni propositi, programmi elettorali ricchi di opere e di buoni propositi, però per chi è uscito da un'amministrazione, chi ha fatto l'amministratore locale, come nel mio caso che l'ho fatto per 10 anni, ma come anche nel caso dell'amministrazione comunale uscente, la Giovannini per il PD, il primo programma, diciamo la prima cosa più importante da valorizzare sono le opere e i servizi che si sono migliorati, si sono integrati durante il proprio mandato. Dal mio punto di vista, nei miei 10 anni ho realizzato una piscina coperta, poi dopo scoperta, un centro anziani ad Altedo, un parco che è meraviglioso, che è l'Isola Malalbergo, una serie di piste ciclabili che collegano il territorio comunale tra Altedo, Pegola e Malalbergo, sull'Organa e sul Canal Navile, l'auditorium, un asilo nido nuovo. Gli asili io non li ho chiusi, ma li ho aperti. Questo, diciamo che per un amministratore uscente la cosa più valida è diciamo, le cose fatte, non le chiacchiere, ma le opere realizzate. E penso che, insomma, per quello che mi riguarda, le cose siano sotto gli occhi di tutti. Sono servizi che saranno garantiti per la nostra comunità anche per i prossimi anni. Per quello che invece riguarda il futuro, noi ci proponiamo in primo luogo di riaprire l'asilo nido comunale di Malalbergo, che è stato chiuso, come dicevo prima. Ci proponiamo di intervenire sulle fognature, perché ci sono diversi punti sul territorio comunale dove ci si allaga, dove diverse famiglie vanno sott'acqua, e anche eventualmente vendendo una parte delle azioni ERA che è a nostra disposizione. Ci proponiamo di riprendere a mano il discorso degli uffici distaccati di Altedo, perché una comunità di 5.000 abitanti, com'è la frazione di Altedo, ha bisogno di servizi URP e non URP sicuramente migliore rispetto a quelli in essere, e insomma ci proponiamo di riparare un po' anche dei danni che sono stati fatti in questi anni. Ancora 8 secondi.
Venite alla Sagra dell'Asparago di Altedo, il prossimo weekend, oltre alle lezioni, c'è anche questa bella cosina qua. Grazie, grazie Massimiliano Vogli, candidato sindaco a Malalbergo, grazie. Siamo con Fabio Locerbo, candidato sindaco a Malalbergo, perché ha deciso di candidarsi e da chi ha appoggiato? Noi siamo una lista civica di centro-sinistra, non ci nascondiamo, anzi siamo fieri di esserlo. I nostri riferimenti sono il progressismo, il riformismo e il socialismo europeo. E vogliamo essere argine alla deriva e il rischio che il nostro territorio possa prendere verso una deriva a destra. Quali sono le priorità? Le nostre priorità innanzitutto è l'ambiente. Come primo obiettivo è quello di tutelare la salute dei nostri concittadini. Ad Altedo esiste nei pressi delle scuole e nei pressi delle case un ripetitore di telefonia che produce onde elettromagnetiche. E il nostro primo obiettivo sarà quello di rimuovere, allontanare dalle scuole, dagli asili, dalle case, delle famiglie questo ripetitore. Non dobbiamo dimenticare inoltre che vicino nella zona del cimitero esiste anche un traliccio dell'alta tensione che è vicino alle case, e quindi il nostro obiettivo sarà quello di spostare, allontanare il più possibile dalle abitazioni questo traliccio dell'alta tensione. Ma soprattutto intendiamo esprimere un forte e deciso no contro l'ipotesi di aumento del gas stoccato nella struttura tra Minerbio e Malalbergo. Su queste tematiche noi non scendiamo a compromessi. Una seconda tematica molto importante per noi sono i bandi europei, perché i comuni, soprattutto negli ultimi periodi, hanno avuto molte difficoltà a reperire le risorse economiche necessarie per fare fronte alle proprie necessità. Il nostro obiettivo sarà quello di istituire un apposito assessorato ai bandi europei che avrà l'obiettivo, da un lato, di reperire le risorse necessarie all'amministrazione, dall'altro essere ausilio e aiuto per gli imprenditori, le aziende agricole, i professionisti e i commercianti che avranno bisogno di reperire le risorse necessarie alle proprie attività. Secondo elemento portante del nostro programma è l'immigrazione. In un paese come Malalbergo risultano residenti circa 1000 stranieri. Non è possibile che non ci sia una attenzione, un monitoraggio su chi siano gli stranieri solamente domiciliati, su chi, su quanti il numero sia dei stranieri per il quale è stato fatto il ricongiungimento familiare, perché è evidente che in una comunità così piccola come Malalbergo è necessario prevedere fin da subito e in tempo necessario dei percorsi di integrazione per le persone che entrano nel nostro territorio e nella nostra comunità. Ulteriore elemento portante del nostro programma è la sicurezza. Noi intendiamo valorizzare il rapporto delle forze di polizia, in particolare nel nostro territorio sono presenti due caserme dei carabinieri, quindi prevediamo l'istituzione del carabiniere di frazione per assicurare una maggiore vicinanza delle forze di polizia nei confronti dei cittadini. Dall'altro prevediamo anche l'istituzione, la creazione delle colonnine anticrimine, soprattutto nelle frazioni più isolate, per consentire maggiore sicurezza ai nostri concittadini. Ulteriore elemento del nostro programma è la tutela delle famiglie. Intendiamo tutelare le famiglie numerose, le famiglie composte da giovani, e semplificando le procedure per l'accesso agli asili nido, andando a prevedere anche degli incentivi e o sgravi fiscali per le famiglie con figli numerosi. Ancora 50 secondi che può utilizzare anche per individuare altre priorità o per un ultimo appello. Intendo augurare a tutti i miei concittadini un buon voto, rappresentando come la nostra lista sia espressione della civicità della nostra comunità, rappresentando una adesione a quegli ideali di riformismo e socialismo
e il progressismo europeo contro la possibilità che la nostra comunità possa essere amministrata da forze vicine all'estrema destra. Grazie, grazie Fabio Lo Cerbo, candidato sindaco a Malalbergo. Grazie. Grazie. Siamo con Barbara Pancaldi, candidata a sindaco a Malalbergo. Perché ha deciso di candidarsi e da chi ha appoggiato? Allora, io ho deciso di candidarmi semplicemente perché vivo in questo territorio da quando sono nata. La mia famiglia risiede nel comune di Malalbergo da oltre 5 generazioni. E credo di poter dare un appoggio veramente concreto per il territorio. Il progetto che noi abbiamo costruito è fondamentale per dare uno slancio al territorio che amiamo, come io, come tutti i consiglieri candidati della mia lista. Non siamo appoggiati da nessuno, siamo veramente una lista civica, nessuno di noi ha tesseramenti. Quali sono le sue priorità? Le priorità sono ambiente, sicurezza e lavoro, come quasi tutti i programmi elettorali. Nello specifico noi diamo una grande importanza per l'ambiente a due questioni fondamentali. La prima è un'inversione della prospettiva per i rifiuti, quindi partire dalle isole ecologiche ma informatizzate, ma al contrario di quello che si vede ora, quindi non più tesserina nell'indifferenziata ma tessera nella differenziata. Più il cittadino differenzia, più viene calata la Tari, fino ovviamente a un certo limite minimo e in base ovviamente a una serie di parametri. Oltre a questo, in appoggio, è fondamentale avere le macchinette, definiamole in modo semplice, per la raccolta del PET, in modo che i cittadini possano andare con le bottiglie di plastica e ricevere indietro o buoni spesa oppure euro, come già è stato fatto anche nella Riviera delle Marche, in modo da poter andare poi a usare i buoni nei centri, nei negozi del nostro territorio. Questo andrebbe oltretutto a diminuire il monte di plastica nei bidoni. Oltre a questo, naturalmente ci sono da fare un'altra serie di cose fondamentali, ovviamente l'ottimizzazione energetica degli edifici pubblici. Ci sono da portare avanti tutta una questione sulla nostra zona industriale, quindi fondamentale dare degli incentivi affinché gli imprenditori vengano e utilizzino i lotti che a tutt'ora sono da decenni ormai inutilizzati sul territorio. Questo porterebbe ricchezza al comune e porterebbe anche posti di lavoro molto maggiori rispetto a quelli che ci sono oggi. Ottimizzazione burocratica e efficientamento della macchina amministrativa, che è fondamentale come risparmio, quindi l'adozione del modello Bergamo, per così dire, quindi mettere in prima persona i dipendenti affinché trovino il modo di ottimizzare quella che è la macchina amministrativa. Il risparmio in denaro che ne deriva viene redistribuito in piccola parte ai dipendenti come ringraziamento e la grandissima parte viene distribuita come progetti sul territorio. Poi naturalmente c'è la sicurezza della viabilità, in questo caso ovviamente ci sarà un'ottimizzazione, abbiamo già svariate telecamere sul territorio, bisognerà efficientare altri punti e aumentare purtroppo in questo campo, perché altrimenti non si riesce ad avere una sicurezza generalizzata. Bisogna cercare di avere dei colloqui serrati con i gestori delle strade, perché purtroppo sono difficoltosi e noi abbiamo moltissimi chilometri tra statali e provinciali sul nostro territorio in attraversamento e quindi è fondamentale avere un punto di comunicazione che a tutt'oggi è molto difficoltoso da questo punto di vista. Ci sono da fare le fognature nella frazione di Ponticelli, ci sono da mettere in campo una serie di attività per i giovani e che in collaborazione anche con gli anziani. Abbiamo un progetto intergenerazionale, anziani e ragazzini tra i 9 e gli 11 anni, in modo che possano scambiare le proprie esperienze, le proprie conoscenze in modo diverso da come si fa oggi, quindi via rete, ma lo facciano di persona, un po' come si facevano quando eravamo bambini noi in campagna, quindi dare ognuno darà le proprie nozioni, le proprie informazioni di vita all'altro. Oltre a questo, naturalmente ci sono fondamentalmente anche delle altre situazioni che adesso per tempo
non riesco fondamentalmente ad approfondire più di tanto, un focus sicuramente sull'energia, che dicevo prima, efficientamento degli edifici comunali, perché in questo caso noi abbiamo necessità di fare sia cappotti negli edifici in modo da ridurre gli sprechi, fare fotovoltaico a isola in modo da poter utilizzare l'energia da noi risparmiata, e questo poi va a creare una serie di risparmi sulla, ovviamente sulle spese comunali, e insieme a questo anche un modo di vedere da parte del dipendente diverso, quindi tenere dei comportamenti ecologici, quindi non tenere finestre aperte e riscaldamento a 25 gradi. Ci sono tutta una serie di situazioni fondamentali che poi vanno a rispecchiarsi in modo positivo sul territorio e sull'economia. Grazie a Barbara Pancaldi, candidata a sindaco a Malabergo. Grazie. Grazie. Siamo con Monia Giovannini, sindaco di Malalbergo e ricandidata. Perché ha deciso di ricandidarsi? Le chiedo subito. Intanto buonasera a tutti. Ho deciso di ricandidarmi perché amo il mio territorio, vivo lì con la mia famiglia e per il sostegno che ho trovato in tantissime persone, soprattutto partendo dalla squadra che abbiamo composto per queste prossime elezioni amministrative. È una lista civica, io sono iscritta al PD, la maggior parte, 10 su 12 dei candidati, sono indipendenti, esprimono moltissime sensibilità del territorio perché sono impegnate nell'associazionismo, nelle parrocchie, nel volontariato. E sono molto orgogliosa, insomma, del gruppo che è venuto fuori, che è nato, e soprattutto delle idee che è riuscita a raccogliere dal territorio per il nostro programma elettorale. I nomi dei nostri candidati sono importanti, ricordo che si possono esprimere fino a 2 preferenze, un uomo e una donna, votando durante le elezioni amministrative di domenica. E quello su cui abbiamo puntato i temi fondamentali sono stati la sismica nelle scuole. Sapete che abbiamo già iniziato un programma importante, completamente finanziato da fondi ministeriali, per 1 milione di euro sulla palestra di Altedo, la scuola materna di Malalbergo, ma siamo in graduatoria per un altro 1 milione di euro perché vogliamo consolidare sismicamente anche le scuole elementari e medie sia di Malalbergo che di Altedo. Sul lavoro, sulle aziende e sulle infrastrutture, anche in questi giorni è stata una notizia, insomma, all'attenzione della stampa, la realizzazione del nuovo polo logistico tra Altedo e San Pietro in Casale per creare occupazione e la sistemazione di tutte le infrastrutture annesse e connesse, quindi il completamento della tangenziale di Altedo dopo 20 anni, che merita una risposta. Abbiamo un problema di marginalizzazione del traffico pesante ad Altedo e finalmente questa è un'occasione per completare tutte le opere. Sul tema ambientale vogliamo investire, continuare ad investire sul risparmio energetico, sulla raccolta differenziata come abbiamo già fatto, ma anche e soprattutto migliorare la linea di trasporto pubblico locale, perché siamo convinti che sulla mobilità sostenibile, sulle piste ciclabili bisogna continuare a lavorare. Altro tema che ci sta molto a cuore è il coinvolgimento delle frazioni del nostro territorio. Siamo il comune di Malalbergo, oltre al capoluogo Malalbergo, Altedo, Pegola, Ponticelli e Casoni, e vogliamo assolutamente presentare un progetto integrato, unitario, per collegare tutto il territorio con le piste ciclabili andando a finanziamento europeo. È fondamentale questo lavoro di ricucitura ed è altrettanto fondamentale creare un tavolo del territorio dove le frazioni possano esprimere la loro voce. E per quanto riguarda il tema dei servizi sociali, che è un altro dei temi importanti del nostro programma di mandato, abbiamo un progetto già avviato in questo mandato amministrativo che riguarda la realizzazione di residenze leggere, ovvero di appartamenti dotati di servizi comuni come il portierato, l'infermeria, i servizi di CAF, eccetera, per gli anziani che, pur andando avanti con l'età, hanno un buon grado di autonomia e quindi hanno anche diritto di vivere da soli, ma in un contesto ovviamente di aggregazione accompagnato e sostenuto da servizi. Per quanto riguarda l'associazionismo, io prendo 30 secondi di questa intervista perché voglio assolutamente ringraziare tutte le associazioni del nostro territorio, che sono la vera anima pulsante, la vera ricchezza del nostro territorio, e sono Altedo Calcio 1911, Ama Marcord, Anima Altedia, ASD, Altedo Basket, Altedo Sport e Cultura, Root 64, Jiu Jitsu, Guerrieri di Altedo, Kung Fu, Danza, Yoga, Ginnastica di Mantenimento, ASD Arcieri Dakota, Karate, ASD Casoni Calcio 7, ASD Comunità Nuova, Nuovo Nuoto, Pegola Calcio, Sporting Emilia,
famiglie, amici dell'Ortica, la Bocciofila, la Fontana, l'Associazione Primo Moroni, Hauser, Avis, Balsa, Banda Comunale Filarmonica, Primo Carlino, Bike Action, Casone del Partigiano, Centro Sociale Fulvio Cenacchi, Centro Sociale Marescalchi, Circolo Culturale Malabrese, Circolo Parrocchiale Aspi, Circolo Tennis, Club Rosso Blu, Altedomal Albergo, Comitato Sagra Spargo, Comitato Operatori 40051, Comitato Pazienti Cannabis Medica, Croce Italia, Dance Style, Feder Caccia, Festa della Birra, Festa Sotto l'Albero, GEV, Amici di Aurora, Altra Voce, Leo Club, Lions Club, Pegola in Festa, Proloco di Malalbergo, Protezione Civile, Scuola di Musica Alfredo Fontana, Top Dance Freedom, US Calcio, Volontari Vigili del Fuoco di San Pietro in Casale. Con voi vogliamo continuare a costruire, a consolidare tutto quello che abbiamo creato in questi anni e creare anche lo sportello del terzo settore, perché riteniamo che le recenti modifiche normative in questo ambito abbiano complicato moltissimo la vostra vita quotidiana e quindi riteniamo di dover dare assolutamente un segnale in questo senso. Per quanto riguarda la sicurezza, è noto che Malalbergo ha due caserme, abbiamo lottato in questi anni, dei carabinieri ovviamente, abbiamo lottato in questi anni per mantenere i presidi sul territorio, siamo pronti per iniziare i lavori della caserma di Malalbergo. L'ultima informazione che voglio dare è che il nostro programma di mandato, per gli indecisi che stanno scegliendo in queste ore gli argomenti su cui puntare, è disponibile sul sito del Comune di Malalbergo e tutte le notizie sulla nostra lista le trovate sulla pagina Facebook Monia Giovannini Sindaco e su Per un futuro concreto Instagram. Grazie, grazie Monia Giovannini, Sindaco di Malalbergo e ricandidata a queste elezioni. Grazie. Grazie.